C'era la musica dal vivo nei saloni dei barbieri del Sud Italia, si evocava soprattutto l'opera lirica. C'è ancora almeno a Rocca Palumba in provincia di Palermo con altre sonorità. Però ascoltiamo Francesco D'Aiala. Una volta in Sicilia, ma non solo, si andava dal barbiere per sentire la musica e scambiare quattro chiacchiere. Oggi si direbbe fare gossip. Ai giorni nostri, televisione, radio, internet, le lamette usa e getta e la crisi economica hanno cancellato per sempre questa antica abitudine, lasciandoci più soli, almeno per quanto riguarda i rapporti di buon vicinato. Quello che è sopravvissuto è a Rocca Palumba, nell'entroterra siciliano, dove nel salone di barberia del paese le sette note continuano ad accompagnarsi all'attività tradizionale di barba e capelli. Noi come compagnia di canto e musica popolare di Favara operiamo da 35 anni in giro per il mondo e tutte le volte che facciamo uno spettacolo abbiamo in coda, si può dire, queste musiche e tutte le volte che le suoniamo, le musiche dei barbieri, la gente così commuove, partecipa, sogna. Abbiamo suonato anche nelle carceri ed è stato un momento emozionante perché in queste musiche c'è la malinconia, c'è il dolore, c'è la fantasia, il ballo, c'è il cuore antico della Sicilia. Una band ha prodotto anche un libro con DVD e tiene concerti da tutto esaurito nell'intera isola. Ci fermiamo qui, la prossima edizione del TG3 intorno all'una. Grazie per averci seguito sin qui. Arrivederci.